club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, but then the man on the jukebox, and then we start to dance, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Story began, we're going out on our first date. You and me at thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family is doing okay. Leaving, getting the taxi, then we kiss in the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Ciao Sims Family, io sono Carmen e questo è un nuovissimo episodio di Get Famous Nuove Stelle. Intanto ragazzi, sono davvero felice che il mio cinema scorso vi sia piaciuto. Diciamo che la maggior parte di voi già si aspettava di vedere Thornberry in quel parco, quindi da quel punto di vista non siete stati sorpresi, anzi. Ma quello che ancora non sapevamo era il perché tutto è nato, appunto. E dato che mi avete anche detto di continuare questi miei cinema perché vi piacciono, perché rendono il tutto più realistico, ho deciso di realizzarne un secondo anche per questo episodio, nel quale vi svelavo il reale motivo di tutto. Ma siccome ragazzi mi sa tanto che qui un po' a tutti piace dire le bugie, da come abbiamo visto, adesso vi spiegherò meglio alcuni particolari. Dunque, quello che abbiamo visto, ragazzi, hanno approfittato della notte brava per rilassarsi in un locale della città, e fin qui va bene. Durante questa serata si è aperto il discorso Thorn April. Perché, allora, se da una parte le ragazze già sapevano tutta la storia perché erano proprio presenti fisicamente all'appuntamento, dall'altro i ragazzi ancora non erano al corrente, cioè come voi erano convinti che Thorn avesse solo brutte intenzioni verso April. Questo però ancora non è detto, cioè non è detto che non sia così. Insomma, April racconta che durante l'evento delle premiazioni delle stelle, un giornalista, così dice alle prime armi, sfrutta la sua presenza, un po' ignota perché erano tutti VIP tranne lei, per scrivere un falso articolo su lei e Thorn. E che quindi Thorn voleva vederla solamente
per capire come sfuggire da questa brutta situazione. Ma ragazzi, è ovvio che April non racconta tutto in maniera limpida e veritiera, perché noi sappiamo benissimo che è vero che April e John hanno flirtato durante quell'evento, l'abbiamo visto con i nostri occhi, ragazzi. Ma naturalmente gli amici, la sorella, tutti quanti ci credono perché rimasero fuori tutto il tempo. E quindi la cara April non è riuscita a dire tutta la verità. Chissà perché, magari per paura di ferire qualcuno, per paura di ferire la sorella, perché già ha fatto un passo falso solamente entrando senza i suoi amici. Però ragazzi, vi ricordo che nemmeno Alyssa ha avuto il coraggio di dire tutta la verità, cioè non ha avuto il coraggio di dire alla sorella, che già era al corrente prima che lei si confidasse, dei messaggi e delle telefonate. Quindi ragazzi, ci sono alcune cose che ancora dovranno uscire fuori, però almeno in compenso adesso sappiamo perché John voleva vedere a tutti i costi la cara April. Cioè, sicuramente è vero che voleva vederla per escogitare un piano su come uscire da questo, diciamo, gossip non del tutto falso, ma è anche palese che a lui April piaccia, ragazzi, cioè è palese. E quindi ragazzi, scopriremo sicuramente nei prossimi episodi come riusciranno i due, ovvero April e John, a depistare i media riguardo questo gossip. Non ditemi ci lasci ancora sulle spine, perché ragazzi è una serie lunga questa, e quindi avremo tutto il tempo piano piano per svelare, scoprire tutti gli altarini, se così si dice. Tra l'altro questo mistero, tra virgolette, che riguarda April e John non sarà nel primo né l'ultimo mistero di questa serie, quindi ne vedremo delle belle. Quindi, dato che già abbiamo partecipato durante il mio cinema La Notte Brava, in questo episodio, come vi ho già preannunciato sulla storia di Instagram e di Facebook, andremo a... ecco qui, allora unisciti, manda per conto tu, intanto ci uniamo ragazzi. Dicevo, andremo a visitare insieme ad April, Alyssa e Rashida la futura casettina in cui andremo ad abitare, che si trova ovviamente a Del Sol Valley, costruita da me, dalle mie manine, diciamo, però ovviamente non ancora del tutto arredata, ma ragazzi, mi sta piacendo un sacco come sta venendo fuori. E mi avete anche consigliato di cambiare agenzia. Allora, lo faremo, intanto svolgiamo questo ingaggio, che è quello delle creature della foresta Mauven, e poi vediamo quali altre audizioni ci sono, se non ci interessano più di tanto, guardate che carino il set, vediamo di cambiare agenzia. Allora, dato che April mi ha veramente scocciato con questo look, sempre con questo cappello, veramente non ne posso più di vederla così, perché siamo in estate, fa spesso caldo, anzi ogni giorno fa un caldo rovente, ovviamente sempre vestita così, però mi sa tanto che le cambierò look, almeno quello estivo. Allora, andiamo a farci pettinare e truccare. Ok, sta andando a farsi pettinare e truccare, il set è carinissimo. Mi dispiace non avervi fatto vedere l'ingaggio in cui April partecipava alla sua prima serie TV. C'era il set del campeggio, lì ha interpretato una scena con un coprotagonista, dovevano baciarsi, tipo, diciamo che siamo rimaste un po' scioccate entrambe, perché questo ragazzo, questo sim, durante la scena e prima della scena aveva un altro look, e dopo aver concluso la scena naturalmente è tornato col suo aspetto originale, no? E ci siamo rimaste malissimo, perché il suo aspetto originale era orribile. Congratulazioni per l'importante promozione, ovviamente ragazzi, vi faccio vedere, ma no, ve l'ho fatto già vedere, che è stata promossa. Ovviamente l'hanno travestita nuovamente da voto mostro, perché è un linguaggio simile a quello che abbiamo fatto recentemente. Però stiamo andando sempre meglio, cioè lei sta venendo spesso promossa e sono molto orgogliosa di lei. E vi faccio vedere che abbiamo purtroppo fatto licenziare
la nostra amica regista, perché io sono andata a farle un makeover. Dopo, successivamente l'ho trasferita in un appartamento assieme a Shuno. No, anzi, prima di fare il makeover l'ho trasferita per poterla andare a modificare e quindi automaticamente l'ho fatta licenziare. E quindi adesso c'è questo simmino, che forse è anche più carino, che è il regista, il nuovo regista. Allora basta, perché non abbiamo molto tempo. Adesso dovresti esercitarti nella recitazione. Lo facciamo direttamente in bagno. Esercitati nella recitazione. Vediamo come va questo ingaggio, su. Lei sarebbe a disagio perché ha fame, quindi non so se andremo proprio bene. Vediamo un po', ok. Usa interazioni buffe sul set, racconta una storia. Allora, io andrei dal regista a dire che siamo disponibili, dai. Adesso dovrebbe interpretare una scena di canto, ovviamente rischioso. Lei è a disagio, ripeto, però comunque abbiamo completato tutti gli obiettivi. Ciao, nonnino! Ma che è? Cos'è che scende dal cielo? Bollicine. Ho saputo della tua amicizia con Dario del Valle, piuttosto in gamba. Vabbè. Allora, vediamo, ragazzi. Però è diverso l'ingaggio rispetto a quello dell'altra volta, eh? È diverso. E poi lei è molto brava a cantare. Ok, finito. Dovrebbe essere andata bene. Adesso una scena di ballo rischioso. Vai, April. Infine interpreta sempre una scena di ballo, quindi vai, numero 2. Vai, April. I semplici ragazzi, che ho scoperto da poco che questa lingua, cioè la lingua dei simmini, si chiama Simlish ed è un miscuglio di 8 lingue che veramente esistono, però essendo un miscuglio è normale che non si capisca nulla. Adesso interpreta una scena chitarristica, quindi suona rischioso. Io dovrei averle acquistato una chitarra, però non so se usa quella, cioè usa la sua, vediamo un attimo, oppure se ne usa un'altra che è già qui presente nel... No, ne usa un'altra del set. Anche brava con la chitarra. È brava anche con la chitarra, ragazzi, livello 3. E siamo già a livello argento. Ok, livello sempre argento. Non siamo andati benissimo, ragazzi, forse perché lei ha disagio, peccato, ma non fa nulla perché, ragazzi, tanto penso che cambieremo agenzia, sì, perché se ne sono sbloccate altre, però intanto denaro guadagnato, 1000 simoleon in più, abbiamo guadagnato anche fama. Adesso facciamo una cosa, sì, andiamo... Anzi, rimaniamo nell'8. Ci dice che siamo stati promossi. Livello 5. Gli attori non protagonisti sono gli eroi non celebrati che rendono possibile la vittoria del primo delle stelle. Ragazzi, abbiamo la possibilità di vincere il premio delle stelle. E oh, che carino! Dai, non ci manda un messaggio. Congratulazioni per l'importante promozione. Per il vuoi festeggiare stasera? Lounge bar Orchidea Gogo. No, però ti invitiamo se vuoi con noi a vedere la nuova casa. Allora, ragazzi, stavamo leggendo. Quindi ha molte probabilità di vincere il primo delle stelle e avrà a disposizione i nuovi set per provare a casa. Oh mio Dio, vedete, in questo appartamento non avremmo potuto fare più nulla perché è veramente piccolo, nonostante mi piaccia molto. Sblocca set per dramma poliziesco, set per dramma ospedaliero. Promozione seguente, stella di commedia televisiva, ragazzi, è arrivata già a livello 5 nel giro di 2 ingaggi. Adesso, vedete, dovrebbe ricevere un premio per l'aspirazione e conseguire il livello 7 di recitazione. In più vi volevo far vedere la... oh mio Dio, questo sim! No, voglio assolutamente fare una foto. L'interazione che ha sbloccato già da un po'.
cioè quella di esercitarsi con altri simili alla recitazione. L'ho trovata da poco perché non l'avevo ancora vista, cioè sapevo che c'era, ma non ero riuscita ancora a trovarla. Sono molto molto contenta. Quindi adesso controlliamo le audizioni aperte. Poi sono le 2, quindi abbiamo tutto il tempo per andare a visitare la casa. Ok, queste sono le nuove audizioni, ragazzi. Il voto ballo l'abbiamo fatto. Poi c'è crescere come un cramblottom. Cerca interpreti in grado di trasmettere un'aria sdegnosa del tipo sono meglio di come mi vedete. Non mi ispira tanto. Fare in musica, fatto. Spot pubblicitario, no, questi sono i vecchi, quindi non direi. Poi c'è l'ultima cittadina dell'Ovest. Cercansi cowboy, cowgirl che sappiano cantare, ballare e avvolgere il fieno per la produzione di l'ultima cittadina dell'Ovest. Gli studi Bloomberg. Questo mi intriga, se devo dirvi la verità. Infine cercasi Stella cupa e taciturna per il ruolo di un coraggioso antieroe di un thriller post-apocalittico. Oddio, facciamo questo? Allora, io direi di aspettare ancora un pochino prima di cambiare agenzia, perché vorrei vedere anche queste due audizioni. Quindi prenotiamo questa e inizia l'audizione, ce l'ha domenica alle 19. Allora ragazzi, adesso torniamo a casa perché andiamo a visitare quella che sarà la nostra futura casa e io sono felicissima di mostrarvela perché mi piace un sacco come è venuta sia la struttura, ci ho lavorato un po'. L'ho demolita, l'ho rifatta un sacco di volte, sapete come sono. E poi mi piace molto anche come sta venendo l'arredamento, ma ancora non l'ho concluso anche perché voglio un attimo capire se ci basterà il budget, perché già così comunque il budget è un po' salato, quindi voglio vedere anche quando finisco di arredarla se riusciremo a permettercela. Perfetto, le bollette, le bollette, le bollette. Allora, April, pagami un attimo le bollette. Ciao Daron, ciao ciao ciao. Allora, lamentati del tempo e poi vieni a pagare l'affitto. Vediamo se c'è anche qualcos'altro. Ah, guardate, gli do un abbraccio, che carina. Guarda Daron, non ne posso più di questo sole, cioè anche il Natale, guarda tu che io lo devo festeggiare con il sole, con il caldo, non è proprio possibile. Ok, cos'hai raccolto? Solo le bollette? Sì, paga le bollette. Ma lei avrebbe sonno, ragazzi, avrebbe sonno. Allora, facciamo una cosa. Allora, un drone possiamo venderlo. Questo 9,99. No, tutti e due 9,99. Quindi uno ce lo vendiamo. Questo che cavolo è? No, Alissa, butta via. E chiamiamo Rashida, chiedigli di chiacchierare perché dobbiamo dirle che è arrivata l'ora di andare a visitare la casa. Loro hanno preso l'appuntamento col padrone, anzi con la padrona di casa, ragazzi, una ragazza molto simpatica, molto carina, che vuole appunto venderci la casa. Quindi dobbiamo assolutamente andare a chiamare Rashida. Lei con questa stravaganza mi ha rotto. Però strano che lei non abbia ancora sviluppato una stravaganza, ragazzi. Vediamo un po'. Ciao Rashida. No, ragazzi, ad April ancora non hanno assegnato una stravaganza. Molto strano. Vabbè, io così. Va, questi abbracci fantastici. Adesso facciamo il gruppo. Azioni, formiamo un gruppo. Portiamo con noi anche Daron, dato che voleva tanto venire. Questa è roba grossa. Abbiamo i primi responsi del pubblico, la gente dice che la tua interpretazione è stata inaspettata e discreta. Non è fantastico? Non hai fatto fiasco in un vero programma televisivo? Grazie mille. Quindi, pronti per andare a vedere la casa? Allora, si trova a Punta del Sol Valley nel quartiere Parco dei Miraggi. Ovviamente, qui non possiamo assolutamente permetterci una di queste ville, quindi per forza di cose dovevo costruirla qui. L'ho costruita al posto di quella base che già c'era, tipo al posto di quella starter orrenda, cioè il fuori non era neanche tanto male, ma l'interno veramente, cioè l'interno no.
Quindi, allora, qui c'è già la padrona di casa che si chiama Anita De Venture, ragazzi, scaricata dalla galleria. E quindi andiamo adesso a visitarla. Eccoci arrivati, ragazzi. Cioè, Alice è un po' arrabbiata, sempre tesa per questa stravaganza che ha adottato, odiosa. Spero di poterla sopprimere al più presto. Intendevo la stravaganza, non Alissa. E qui c'è la casettina che ho costruito per loro. Per fortuna Rashida ci darà una mano nell'acquistarla, rimarrà con noi per un bel periodo di tempo, anche perché voglio approfondire la carriera di questa influencer che abbiamo visto veramente poco. Vi faccio anche vedere, anche se penso lo conosciate già ormai, il quartiere Parco dei Miraggi, che ha questa bellissima particolarità di avere le macchine parcheggiate, un sacco di macchine parcheggiate nelle strade, anche se sono inutilizzabili, comunque sono bellissime da vedere. E poi è veramente realistico questo quartiere, fa molto America. Qui abbiamo una piazza con queste palme meravigliose, un bagno pubblico, insomma sostanzialmente per i bambini, perché ci sono tipo le giostrine, però è molto bella. Guardate qui, c'è l'aria relax con la griglia, quindi la solita area picnic, diciamo, per mangiare, con queste reti e questo verde bellissimo, bellissimo. E qui penso che faccia abbastanza caldo, comunque spero. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere un attimo la casettina, nel quale appunto ci abita già, c'è cioè ancora ovviamente la padrona di casa che vuole affittarci la casa. No spoiler, grazie, ecco, la vedete. E vi faccio vedere che ho utilizzato molto il Move Objects, ho voluto ricreare una sorta di lampade di luci che c'erano in The Sims 3, cioè avevamo la possibilità nel 3 di sovrapporre le luci ai recinti, cioè non sovrapporre, di mettere le luci nei recinti, cosa che non esiste nel 4, quindi l'ho fatto per la prima volta col Move Objects e questo è il risultato. Fatemi sapere se vi piace. E poi ho fatto la stessa cosa con queste lucine qui. E per il momento, come decorazione, nel giardino c'è solamente questo tavolino con quattro sedie. E come potete notare, per la prima volta mi sono dilettata, cioè ho sperimentato lo strumento per il terreno. Non l'avevo mai utilizzato e, cioè, devo essere sincera, l'ho trovato alquanto difficile da utilizzare. Infatti mi ci è voluto un po' solamente per ricreare questa alzata di terreno, e quindi la casa appunto è su questo livello. Qui, come vedete, ho ricreato un pezzo di tetto in vetro, infatti in questa camera entra un sacco di luce, e questa è la casa. Ho cercato di ricrearla simile alle altre case del circondario, e no, non lo so, giudicate voi, ragazzi. Ho messo queste nuove finestre e niente, adesso andiamo a bussare alla porta. Allora, prima veniamo qui insieme, ecco, vediamo un po' come salgono le scale, si riescono soprattutto a salirle bene, non ci sono problemi. Qui c'è un altro pezzo di giardinetto che devo sempre finire di arredare. Ok, quindi andiamo a bussare. Alissa, datti una calmata, per favore. Bussa la porta. Ed eccoci qui, ragazzi. Allora, alziamo i muri. Io spero vivamente la casa vi piaccia. Innanzitutto andiamo a salutare, come si chiama? Anita, che, ecco, presentazione, ho scaricato dalla galleria. Ciao Anita, è una semina veramente carina. Guardate, con queste lentiggini e con questi occhi verdi. Ok, ma Rashida, venite tutti qui, chiacchiera qua. No, Rashida e Darren hanno deciso di rimanere fuori, va bene. Niente, parlate un po', discutete dei tempi, insomma, burocratici, quando è che possiamo finalmente avere la casa, perché questa semina, ragazzi, deve partire, è originaria di Selvadorada e quindi non vuole più vivere qui. Ed è, ragazzi, lei un paparazzo, fa questo lavoro per vivere. E niente, vi faccio vedere un attimo la casa. Ripeto, costruita, cioè finalmente con le mie mani, quindi non l'ho scaricata in nessun modo dalla galleria, e questo mi rende molto fiera.
ed è un open space. Qui entrando ci troviamo il salottino, qua ho utilizzato molto legno chiaro e colori un po' anche femminili, dato che ci vivranno per il momento solamente le tre ragazze. Dato che appunto Rashida ha anche un micino, ho già messo le cose per muslim, qui il tiragraffi, la cuccia. Qui c'è questa pianola perché vorrei che Alissa comunque approfondisse questa abilità, perché se vi ricordate l'avevo messa nell'appartamento ma poi l'ho dovuta togliere per farci stare la postazione video, e quindi l'ho rimessa qua con la speranza che Alissa si diletti insomma in questo April, no, April. Dea non sta piangendo. Qui ho messo l'acquario, ragazzi, questo di un giorno alla spa che finalmente ho. Qua appunto c'è l'open space, un bel tavolo tondo con questa candela. Qui abbiamo un ingresso con questa particolarità. Diciamo, io immagino che qui ci sia tipo una porta a vetri che rimane sempre aperta, e quindi ho messo qui queste finestre, e abbiamo tre porte che conducono ovviamente a tre stanze diverse. E qui la cucina, che io trovo bellissima, e non perché l'ho fatta io ma perché veramente mi è uscita da Dio. Diciamo che c'è tutto il necessario, non è comunque né moderna né troppo rustica, ma tutto l'arredamento più o meno non è né moderno né rustico, però lo trovo veramente accogliente. Venite a parlare, riferisci vassoio, April, sperando che non risulti maleducata. Ecco, sono entrati anche Daron e Rashida finalmente, e quindi fatemi sapere se vi può piacere. A me piace tantissimo comunque. Cioè, ragazzi, la situazione è questa: lei si sta per fare la pipì addosso e lei se l'ha già fatta, sono morte di sonno. Cioè, non so che dire, lei è già andata qua a vedere la casa e sicuramente sporcherà il parquet. Allora metto pausa. Allora, quindi cosa c'è in queste tre stanze? A livello di mobilio nulla, perché appunto non ho ancora concluso di arredare tutta la casa, però vi mostro cosa ho intenzione di fare. Quindi in questa stanza ci sarà il bagno insieme alla lavanderia, come vedete è una stanza abbastanza grande per entrambe le cose e ci sta come grandezza, e queste due saranno due camere, due stanze da letto. Non so che stanza andrà ad April, che stanza andrà ad Alissa o a Rashida, perché le ragazze sono tre e le stanze sono solamente due, quindi qualcuno comunque la condividerà con qualcun altro. E niente, questa è la casa, non è piccolissima, è perfetta per noi tre, ma non è nemmeno tanto grande, è veramente cioè le dimensioni sono secondo me perfette. Poi come vedete, ragazzi, queste due stanze non sono completamente attaccate, anzi sono divise da questa sorta di apertura esterna, in modo tale che io anche coi muri a mezza altezza veda completamente tutta la parete del soggiorno, cosa che non potevo vedere se le due stanze erano appunto una a fianco all'altra, e quindi ho voluto realizzare questa cosa. Però non preoccupatevi, perché come vedete appunto questa specie di apertura è coperta da questi arrampicanti, che comunque sono bellissimi. Quindi niente, ragazzi, io vi saluto, vi dico che per 5 giorni non vedrete video perché devo partire, infatti questo lo caricherà il mio fidanzato, quindi se vedete qualcosa che non va nella descrizione, in qualunque altra cosa, non cioè tranquilli, è perché non l'ho caricato io con le mie mani. E poi quando torno festeggeremo un caldo Natale con le nostre Alissa e Rashida e ovviamente gli altri nostri amici in questa bellissima casetta. Allestirò, anche se è estate, non fa nulla, tutta la casa con tutte le decorazioni natalizie, anche nuove che sono uscite, perché hanno da pochi giorni rilasciato un nuovo aggiornamento, hanno rilasciato un sacco di cose troppo carine a tema ovviamente natalizio, che ancora non ho visto tra l'altro, e quindi lo vedremo, cioè festeggeremo prestissimo un caldo Natale. Lei come al solito è
veramente sta malissimo. E poi fatemi sapere sempre riguardo l'agenzia, io almeno questi due ingaggi li vorrei vedere prima di cambiare appunto agenzia. E quindi niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, io vi saluto, se vi va lasciate un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e buone feste!